Ciao, mi chiamo Bloom e come sapete sono una fata. Sono le fatine più famose dei cartoni animati, diffuse in 150 paesi con 15 miliardi di visualizzazioni su YouTube, hanno ispirato 8 serie, 4 film per la TV, 3 per il cinema e 2 serie animate per Netflix. Sveglia, marmotta, il sole è su da un pezzo. Ancora 5 minuti, mamma. A 18 anni, dal loro primo sbarco su Rai 2 del 28 gennaio 2004, le Winx diventano quest'anno maggiorenni grazie alla mano del loro disegnatore, Iginio Straffi, nel settore soprannominato il Walt Disney italiano. Siamo andati a conoscerlo nelle Marche, a Loreto, sede della Rainbow, dove le Winx vengono pensate e progettate. Nasci come disegnatore, fin da ragazzina è stata una tua grande passione. Avresti mai pensato, ecco, di arrivare a questo livello, che sarebbe diventata la tua professione e poi, insomma, successo anche imprenditoriale? Io ho sempre sognato di poter scrivere storie, disegnare personaggi e avere qualcuno che volesse leggerli o guardarli in televisione. Poi devo dire che il resto è venuto di conseguenza. Ci vogliono anni per completare una serie, i dettagli fanno la differenza, dalla moda dei vestiti ai capelli al sound, di cui sono ambasciatrici con 170 canzoni originali. Avete fatto anche tanti pezzi musicali, no? Originali, vostri, e che poi devono essere tradotti in tante lingue. Ecco, c'è stata una difficoltà in questo, come avete fatto a trovare questo modello Winx, anche dal punto di vista musicale? Musicalmente abbiamo trovato un sound Winx molto innovativo e accattivante per il pubblico di ragazzini. Poi per il resto invece è stato fatto un lavoro enorme nell'adattamento dei testi, perché se una canzone è in rima in italiano o in inglese doveva esserlo anche in tedesco, in russo, in cinese, e quindi per dare un senso alle canzoni e mantenere questa ritmica che è poi fondamentale per una canzone pop di successo, abbiamo dovuto investire molto e lavorare con grandi adattatori in ogni paese. Magica Bloom, nel mio cuore tu vibrai, quando tu tornerai. Le Winx nascono multietniche fin dall'inizio e fortemente orientate a idee positive come l'ecologia e il rispetto dell'altro, ma anche all'amicizia, al coraggio e alla generosità. Per questo e loro si sono potute identificare bambine di tutte le razze e oggi Winx Club spopola dal Canada all'Asia, portando il genio creativo e il Made in Italy in tutto il mondo. Sei la Winx che preferiamo, vorremmo essere tutte.